Questa epoca è talmente perversa. Esportazione è una sorta di mutilazione, se vogliamo, ma è molto leggera. Il problema della denatalità, che in provincia di Padova ha visto crollare in 10 anni il numero dei nuovi nati, non la preoccupa. Se guardiamo la situazione globale, siamo in una situazione di sovrappopolazione. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystem. Portasse anche all'estinzione, resterebbe un nostro diritto, che era un mio diritto, e lo ritenevo diritto e dovere insieme. Diritto e dovere di proseguire verso la mia strada, di non farmi abbattere dal giudizio degli altri, dagli ostacoli, da convenzioni sociali. E perciò ho scoperto che in Olanda questa operazione veniva effettuata con molto più rispetto, con molta più tranquillità, fluidità. Ho sempre sentito dentro di me la consapevolezza viscerale, come la definisco sempre, di non essere destinata a diventare madre. Come ragione, tutto sommato, è bene che non abbia figli. Basta guardare su Instagram per rendersi conto. Però vorrei capire cos'ha il mio Instagram di problematico, perché non mi sembra nemmeno eccessivo o osé o cose del genere. Non ritengo di avere un Instagram volgare o eccessivamente provocante o stupido. Un Instagram che magari tratti solo di fuffa, di superficialità, di frivolezze. Ho sempre saputo che non fa per me. Già da piccolina, ammetto, lo sentivo dentro di me, non mi sentivo attratta da tutto quello che era il gioco con le bambole. Magari quando qualche amico conoscente di mia mamma mostrava in culla o in passeggino i bimbi, io sì, mi avvicinavo, incuriosita, ma non sentivo quella tenerezza spontanea, immediata, non sentivo nulla. State tutte come me, il mondo sarebbe stato peggiore, ci saremmo estinti. Ma questa epoca sta qua, cosa devo farci? Qua mi sta, qua.